Le Marche, con oltre il 22% di terreni biologici, sono la prima regione d'Italia per incidenza di attività bio rispetto al numero di abitanti, davanti a Trentino Alto Adige ed Emilia Romagna. Circa 104.000 ettari e oltre 4.000 operatori fanno della nostra regione un punto di riferimento dell'agricoltura green e certificata. E così il SANA di Bologna, il Salone Internazionale del Biologico e del Naturale, giunto alla 34esima edizione, andato in scena dall'8 all'11 settembre, è stato per le imprese delle Marche un ulteriore importante momento di confronto e di rilancio con i buyers e il pubblico in generale. Ha destato interesse e curiosità lo spazio dedicato alla collettiva voluta da Camera di Commercio attraverso la sua azienda speciale Linfa e Regione Marche, che ha raccolto un terzo delle imprese marchigiane presenti in fiera. Gianfranco Santi, vicepresidente dell'azienda speciale Linfa, che è all'interno della Camera di Commercio Unica delle Marche, il SANA di Bologna, questo salone importantissimo dedicato tutto alle produzioni biologiche, che opportunità offre alle imprese delle Marche? Ma innanzitutto Linfa è l'azienda speciale di riferimento per l'agroalimentare della Camera di Commercio, che insieme alla Regione partecipano e organizzano tutte le fiere dell'agroalimentare, non solo, a cui le aziende marchigiane hanno o vogliono partecipare. E questo lo fa proprio perché, in modo particolare per questa fiera, quella del SANA, perché le Marche, essendo la regione più biologica d'Italia, e le Marche è stata, diciamo, la culla del biologico a livello nazionale, non intende non partecipare a questi eventi. Noi abbiamo costituito, perché crediamo molto nelle Marche, ci crediamo come Camera di Commercio, come azienda speciale, ma ci crede anche la Regione. Per questo, insieme a tutte le associazioni di categoria, CIA, Coldiretti, Confagricoltura, Copagri, abbiamo costituito il distretto unico regionale del biologico. Un distretto che vuole dare un'immagine, quella reale, delle Marche, che di fatto è un territorio sostanzialmente biologico. E questo dovrebbe permettere anche alle nostre imprese, ma soprattutto far conoscere ai consumatori e ai cittadini il valore del biologico marchigiano, che non è lo stesso che lo troviamo nei scaffali o in molti scaffali dei supermercati, no? Quindi ogni occasione è importante per valorizzare i nostri prodotti biologici, i nostri produttori marchigiani, proprio per riuscire a dare quel quid in più anche a livello economico per le nostre produzioni. La fiera è un'occasione fondamentale, importantissima, dove si possono conoscere buyer e dove noi qui quest'anno siamo una trentina di aziende, di cui 10 stanno nella nostra collettiva. Questa è l'attività che portiamo avanti. Oltre a questo si faranno altre fiere a livello anche internazionale, perché abbiamo come obiettivo quello di valorizzare le Marche, il territorio marchigiano, ma soprattutto i prodotti agricoli marchigiani. Siamo solo all'inizio, ma ci sono grandi aspettative, ci sono anche delle idee, dei prodotti nuovi, dei tentativi di andare in mercati che ci apprezzano ma nei quali forse dobbiamo ancora essere conosciuti. Insomma, è un mondo in grande fermento. Io dico, finalmente i marchigiani riescono non solo a fare cose eccezionali, a produrre prodotti di grande qualità, ma anche a riuscire a comunicarli, e quindi la partecipazione a queste iniziative, è vero che ci sono innovazioni, ci sono novità, ma questi ci sono sempre state e che nel passato poco le comunicavamo. Dobbiamo comunicarli perché produciamo delle eccellenze, dei veri tesori da un punto di vista dell'agroalimentare, e questo va comunicato e poi va anche assaggiato. Io credo che noi a livello dell'agroalimentare, non per nulla voglio togliere altre regioni, ma siamo una regione veramente eccezionale, con prodotti che fra qualità e costo forse non ce ne sono altri in Italia. Le imprese delle Marche, grazie ai bandi della Camera di Commercio su input della Regione, possono coprire la metà dei costi di partecipazione a questo come ad altri eventi fieristici, aumentando così la visibilità in contesti nazionali ed internazionali, proprio come è nella mission dell'ente camerale. Segretario, per la Camera di Commercio delle Marche, il supporto alle imprese, l'affiancamento e anche una certa strategia sta anche in presenze come queste, al SANA. Beh, sicuramente la nostra presenza, assieme alla Regione, ovviamente non è qui oggi un fatto episodico, ma si inserisce in una strategia molto più ampia che ormai
è iniziata circa 2 anni fa e che vede un rapporto molto solido tra la Regione Marche e la Camera di Commercio, che ne è principalmente l'agente attuatore attraverso le proprie aziende speciali. Quindi una presenza operativa diffusa in tutte le principali manifestazioni fieristiche nazionali ed internazionali, con 2 modalità di partecipazione a disposizione di tutti gli imprenditori: quella della collettiva, come quella di oggi qui al Sana di Bologna, che vede le imprese raccolte attorno al marchio brand Marche e quindi dà, come dire, una forza di sistema alle imprese stesse, e l'altra modalità è quella del voucher a partecipazione libera, per consentire a tutte le imprese che hanno una forza sufficiente di essere presente autonomamente, di scegliere la propria fiera di elezione e di ottenere così il contributo messo a disposizione dall'accordo Camera di Commercio e Regione Marche. Quindi, diciamo, si tratta di una strategia complessiva di sostegno che mette al centro come protagonista l'impresa e consente di scegliere. Ovviamente la piccola, la micro impresa ovviamente cerca un sussidio non solo economico ma anche proprio organizzativo, logistico da parte del sistema camerale. L'azienda speciale, in questo caso l'INFA, in generale le aziende speciali offrono questo tipo di supporto anche per affrontare mercati complessi, partecipazioni complesse a queste fiere che hanno una caratura internazionale. Risposte positive arrivano spesso dal settore dell'agroalimentare, ancora di più per quanto riguarda il distretto del biologico, che nelle Marche è forte e prova a fare il salto di qualità attraverso una serie di strumenti anche politici. Questo è un luogo già per tastare il polso, insomma il termometro, per capire anche quali sono le aspettative di questi imprenditori. Sì, devo dire che la Camera di Commercio, il Presidente Sabatini, il sistema associativo e l'intera Regione Marche ha sostenuto con ancora maggiore convinzione negli ultimi mesi tutto il percorso del biologico, affiancando e promuovendo le imprese che sono già presenti su questo mercato da tempo e anche favorendo la trasformazione e l'impegno di quelle che vogliono percorrere questo sentiero, indubbiamente non semplice, perché si rivolge a un mercato di nicchia ma anche altamente qualificante, dove indubbiamente l'elemento dell'innovazione tecnologica, della ricerca e anche del marketing, ma financo del packaging, ecco, propongono nuove sfide alle imprese che devono coltivare mercati più di settore, ma indubbiamente che possono offrire tendenzialmente anche margini di reddituralità più intensa. Un elemento di cui si parla sempre più spesso è quello di filiera istituzionale. Sta funzionando? Beh, direi assolutamente di sì. Come Regione Marche, grazie al fatto che la Camera di Commercio unica abbia incominciato a operare già da alcuni anni, era ovvio che il legame con la Regione si semplificasse e desse sicuramente i maggiori, diciamo, effetti proprio nel collaborare assieme, soprattutto in questi eventi del settore anche agroalimentare, dove è sicuramente molto più fattivo e semplice riuscire anche a organizzare le, diciamo, imprese e riuscire quindi a dare una immagine unitaria di questa, diciamo, regione, dove i settori istituzionali collaborano assieme e portano a far conoscere le piccole e medie, diciamo, imprese della nostra, diciamo, regione. Lei che si occupa di promozione agroalimentare, che cosa vede tra questi produttori, piccoli, grandi, nomi più noti, start-up, aziende che cambiano anche quella che è la loro storia e tradizione? Sì, è molto interessante. Le fiere, noi facciamo un'operazione che è molto importante di accompagnamento. Ed è molto bello vedere quando delle nuove e piccole aziende si avvicinano, ci chiedono di essere aiutate in questa fase di conoscenza e di uscita verso, diciamo, l'esterno. Ecco, queste fiere e la collaborazione istituzionale sono utili a queste piccole imprese per iniziare a fare i loro passi e poi dopo, magari, come già succede, quando hanno messo su la loro capacità di essere presenti nel territorio, nel commercio, riescono poi anche ad andare in maniera autonoma. E quindi non può che essere un elemento, sono una serie di elementi positivi
che vanno tutti in una direzione, anche quella di far conoscere di più e meglio la regione e può associarsi proprio con il biologico e l'agroalimentare. Certamente sì, il biologico rappresenta un'espressione estremamente importante della nostra, diciamo, regione, perché siamo una regione biologica per eccellenza. E queste piccole imprese che si avvicinano anche a questa, diciamo, realtà e che si avvicinano anche ai mercati, diciamo, più ampi, è molto, diciamo, importante che attraverso questo strumento della compartecipazione delle diciamo, fiere e il sostegno trovino poi la loro capacità, la loro autonomia di saper, diciamo, crescere. Un onore poi per la delegazione istituzionale di Camera, Linfa e Regione Marche l'incontro con il segretario della Camera di Commercio Italiana per la Francia, Annibale Fracasso, che ha annunciato, tra le altre cose, un evento a Parigi alla fiera SIAL in autunno e di incoming di Bayer e stampa francese nelle Marche nei primi mesi del 2023. Il Sana, una vetrina importante, la prima della stagione, si ritorna in presenza e si ritorna a parlare di un tema molto caro all'Italia e non solo, direi all'Europa, il cibo come salute, come prospettiva. Le Camere di Commercio stanno investendo molto. Sì, sicuramente questo evento è molto importante, soprattutto è un evento anche decisivo per una regione come le Marche, che noi abbiamo sempre presentato in Francia come la regione più bio naturalmente d'Italia. Quindi voi avete delle produzioni eccellenti e i francesi, come voi sapete, per loro il bio è naturalmente oggi la nuova non solo frontiera ma quasi quotidianità, nel senso che molte della loro parte, un buon 25% della spesa quotidiana dei francesi è dedicata proprio al bio, all'ecosostenibilità e comunque alle produzioni. Quello che noi diciamo sempre, soprattutto per una regione come le Marche, in cui tutto è bio praticamente, quindi diciamo affrontiamo sempre questi discorsi e troviamo sempre un grande ritorno da parte sia della stampa specializzata ma anche, come vi dicevo, delle grandi catene che si occupano proprio di ristorazione e anche di prodotti. Per cui sicuramente sarà un evento molto importante. Noi creeremo, tra l'altro, in accordo con la Camera di Commercio, con l'Agenzia Speciale Linfa e anche naturalmente con la Regione Marche, un evento proprio ad hoc, in questo caso un fuorisalone, ecco, un vero e proprio fuorisalone, che è poi quello che riguarda in particolare il momento in cui si incontrano proprio la stampa specializzata e anche degli importatori. In particolare noi vorremmo andare sulle boutique gastronomiche che sono di un livello molto più elevato e che possono essere interessate ai prodotti marchigiani. L'entusiasmo e l'ottimismo degli operatori hanno contraddistinto i giorni della fiera nella collettiva, con momenti che hanno permesso ad ognuno di presentare novità di prodotto e di mercato, far conoscere la propria storia e delineare il proprio futuro in termini commerciali e di vision. Cristian Rozzi è presidente di una rete di imprese che si chiama Marche in Filiera, presente al Sana di Bologna per raccontare che cosa? Ma allora, raccontarvi questo progetto di rete, 4 aziende del territorio, della provincia di Macerata, quindi delle Marche, che decidono di mettersi insieme per cercare di far partire il loro prodotto proprio dalla pianta e da lì, attraverso i trasformati, a poter dare prodotti cosmetici e del mondo food. Chi siete? Allora, siamo 4 aziende, come dicevo prima, 2 diciamo di estrazione più agricola. Abbiamo il lavandeto di San Valentino, di Loro Piceno, che è appunto un lavandeto e quindi coltivazione di piante officinali. Poi il casale Fabrizi, che invece è di Cingoli, che oltre ad avere il lavandeto e varie piante officinali hanno anche una struttura ricettiva, appunto il casale. E poi invece 2 aziende che sono un po' più di trasformazione. Da una parte Cartechini Food, che pur avendo, diciamo, una base agricola, visto che hanno una serie, diciamo, di ulivi, vanno a generare appunto olio di oliva, di girasole e quant'altro, e in più prodotti food, biscotti e crackers vari. Dall'altra parte l'ultimo laboratorio, quello che rappresento, Evoco, che abbiamo una linea di cosmesi naturale, EcoWai, che invece va a trasformare queste piante di cui parlavamo prima per andare a generare varie linee di cosmesi naturale. Gianluca Calcabrini, responsabile progetto Verdi Terre. Di cosa stiamo parlando e come vi presentate al Sana di Bologna? Stiamo parlando di grano e penso che il tema che in questo momento un po' è sulla bocca di tutti. Stiamo parlando di un grano particolarissimo che è il monococco, sconosciuto magari ai più, ma che ha una storia praticamente millenaria
perché quella, diciamo, quella cultivar che ha dato gli albori al farro, al grano duro e a tutto quello che viene di conseguenza. Ha una caratteristica unica, che sono i valori delle proteine vegetali intorno al 20%, alta digeribilità, basso indice di glutine, quindi ovviamente non adatto per persone che hanno problemi di celiachia, ma perché sono intolleranti. E tutto questo praticamente dalla natura, ci viene regalato fondamentalmente da madre natura. Sacchi Tartufi, Alzana di Bologna, con un prodotto che difficilmente si associa ad una produzione biologica, invece il tartufo è proprio biologico. Sì, diciamo che di base il tartufo è un alimento biologico, ovviamente perché sia certificato biologico poi richiede appunto una certificazione particolare che viene data quando una tartufaia è certificata biologica e quindi poi non contaminati i terreni intorno, non devono essere contaminati da coltivazioni naturali, quelle che vengono fatte normalmente con i pesticidi. E il tartufo sì, è un alimento gourmet prelibato e noi abbiamo appunto fatto nascere la nostra linea biologica che ormai da qualche anno è sul mercato e che sta ottenendo un buon riscontro, ecco. Cosa fate Alzana di Bologna e chi siete? Siamo una startup innovativa di Macerata e presentiamo dei prodotti che aiutano le persone a digerire il lattosio anche se sono intolleranti ad esso. Che prodotti sono? Un integratore di enzima lattasi senza effetti collaterali né controindicazioni. Si può prendere prima del pasto e riesce appunto a digerire bene il lattosio. Lo abbiamo in diverse confezioni, abbiamo il nostro portapillole con 15 compresse all'interno, a prova d'acqua, a prova di polvere e presentiamo qui anche la novità per tutta la filiera Oreca, quindi gelaterie, bar, ristoranti, alberghi, una bustina monodose con dentro una sola compressa. Ci racconta qualcosa della sua azienda? Sì, allora, l'azienda nasce nel 2017, si ispira ad una visione salutistica ed ecosostenibile del cibo e del consumo del cibo. Abbiamo focalizzato la nostra attenzione sui legumi, siamo produttori primari e trasformatori, quindi coltiviamo i legumi sia sui terreni che conduciamo noi direttamente e anche su altri terreni degli agricoltori che coinvolgiamo nella nostra filiera. I legumi perché? I legumi perché in qualche modo non stressano oltremodo la terra, anzi apportano dei benefici. Noi ci troviamo ad Amandola e all'interno del Parco Nazionale dei Sibillini. Siamo biologici, quindi abbiamo una filiera molto corta. È un modo diverso, pratico, veloce per consumare i legumi. Ormai stiamo parlando di una solida realtà che da quasi 25 anni ha puntato al biologico, ha puntato ad un prodotto unico e sicuro. Dalla tracciabilità ma anche e soprattutto dalla filiera, dove andiamo ad abbracciare tanti agricoltori marchigiani ed abruzzesi proprio per far sì che la tracciabilità sia una cosa naturale. Noi compriamo con contratti diretti all'agricoltore e in completa armonia con lui, quindi il giusto compenso per gli sforzi che l'agricoltore fa. E abbiamo fatto la tipo 0, base, media e forte, così puoi utilizzarla in base a quello che è la ricetta specifica. Abbiamo fatto anche la tipo 1, sempre base, media e forte, e anche l'integrale nelle tre forze. Naturalmente tutto biologico. Assolutamente, noi siamo bio, ci teniamo a dirla questa cosa perché alcuni sono convenzionali e fanno un po' di bio. Noi no, noi siamo bio dedicati da 25 anni. La nostra azienda è nata nel 38, siamo arrivati alla terza generazione e da circa 3 anni abbiamo deciso di aprirci al mondo bio perché secondo me il futuro del food, quindi anche della nostra azienda, passa moltissimo sia dal bio che dal sostenibile, che sicuramente nei prossimi anni avrà un impatto ancora più forte di quello che magari ha avuto finora. E abbiamo aperto appunto la nostra azienda a questo per noi nuovo settore, ci sta portando dei buoni risultati e per la prima volta nella storia della nostra azienda abbiamo deciso di partecipare ad una fiera come quella Sana del Bio e penso non ci sia migliore occasione per farsi conoscere come una fiera così importante, diciamo.
qual è un po' la vostra linea che vi porta fino a qui, no? Fino a questo evento, per esempio, tutto dedicato al biologico? Allora, noi le nostre origini abbiamo sempre messo a primo livello la qualità. Noi siamo, il nostro prodotto è sempre stato di una qualità superiore, siamo stati sempre attenti alle materie prime e naturalmente per noi qualità vuol dire anche bio, perché un prodotto di qualità che non è bio non ha senso per me. E infatti noi già dagli anni 73-74 già producevamo già pasta al farro, pasta biologica, perché nella nostra provincia, nelle Marche in genere, ma nella nostra provincia addirittura sono nati molti marchi storici e quella volta, non essendoci pastifici, noi producevamo anche per altri. E da qui sono passati tanti anni con varie evoluzioni. Il nostro pastificio è rimasto artigianale, è rimasto legato alle radici, nel senso essiccazioni lente, ancora noi impieghiamo 24 ore 36 per essiccare, abbiamo tutte e tre filature in bronzo, quindi tutto ciò che riguarda la qualità è rimasta intatta. Baldaso, luogo conosciuto dappertutto per la sua eccellente produzione di frutta, anche biologica. Cosa c'entrano le favole? Allora, le favole c'entrano perché l'azienda nasce proprio per produrre prodotti per l'infanzia. E la storia risale a quando mio figlio era piccolino, quindi durante lo svezzamento abbiamo avuto una serie di episodi perché lui era allergico ad alcuni tipi di alimenti. Ci siamo avvicinati al mondo del biologico, del naturale, e da lì, quasi per gioco, è nata Biofavole. Beh, una splendida idea, una linea che propone che cosa? Allora, noi proponiamo omogenizzati di frutta, quindi per questo rivolti ai bambini, succhi di frutta senza zucchero aggiunto che sono adatti non solo ai bambini ma anche ai più grandi, soprattutto chi è attento all'alimentazione, e poi tutto quello che deriva da frutta e verdura. Cantina dei Colli Ripani, una realtà che da Ripatransone fa arrivare i vini su tutti i tavoli, le tavole del mondo, diremmo. E partecipa al Sana, quindi un'attenzione particolare alla vostra produzione biologica. Esatto, e i dati per quanto riguarda la produzione biologica sono in costante aumento. Da una statistica recente che abbiamo fatto in azienda, abbiamo valutato che i giovani agricoltori investono in agricoltura biologica e sono quelli che hanno anche quantitativi comunque di territorio più grande, quindi c'è un'attenzione, vuol dire dal produttore fino a tutta la filiera per i prodotti biologici, e sempre di più anche verso un concetto di sostenibilità.